Ciao, sono il dottor Simone Stori di Microdent e volevo innanzitutto ringraziare tutti per i complimenti che mi state facendo e per i numerosi commenti che sto ricevendo per quanto riguarda il mio canale YouTube e riguardo in maniera particolare l'Invisalign. Ho deciso in questo video di raccogliere tutte le domande più frequenti e più interessanti che mi sono state fatte nel corso del tempo e andrò a dare una risposta. Ovviamente, se hai una nuova domanda anche te, commentala qui sotto e preparerò un nuovo video e ovviamente una risposta anche per te. Andiamo ad iniziare. Prima domanda. Salve dottore, il risultato finale che il simulatore propone varia da dentista a dentista o sarà lo stesso? Andando cioè da due diversi dentisti, potrei avere risultati estetici simulati diversi con tempi differenti, nonostante entrambi siano finiti dal Invisalign? Assolutamente sì. Perché nonostante il progetto, cioè scusate, le mascherine, il sistema Invisalign è lo stesso per tutti, ogni dentista ha la possibilità di modificare proprio la singola posizione, il singolo progetto dei denti a seconda delle sue inclinazioni e della sua formazione. A parte, va detto, il primo progetto che viene proposto da un sistema di intelligenza artificiale, tutti gli altri richiedono la mano del collega. Quindi è ovvio ed è normale che i progetti possano variare in durata, risultato finale, numero di attachment, apertura degli spazi che si chiama EPR e quant'altro. Seconda domanda. Buongiorno. Ho due denti che non stanno seguendo gli spostamenti, ma tutti gli altri, compresi quelli vicini, sì, hanno gli attachment e corrispondono alle mascherine, tranne quei due. Mi chiedevo se fosse un problema mio o del progetto delle mascherine. Beh, questa è una bellissima domanda e capita ovviamente anche a noi. Qual è il concetto? La bocca è comunque un organismo biologico e quindi nonostante noi progettiamo a computer e con intelligenza artificiale, con miglior professionalità e con le migliori tecnologie, come ad esempio i prodotti come le mascherine Invisalign, ovviamente può capitare che, muovendoci in uno spazio biologico, qualche dente possa non raggiungere l'obiettivo. Ovviamente non ti devi preoccupare, è assolutamente normale e un collega bravo che ti sta seguendo sicuramente alla fine andrà a fare delle rifiniture, cioè andrà a completare il lavoro con delle nuove mascherine, magari andando a agire su quel dente. Domanda successiva. Salve dottore, è possibile mettere Invisalign a meno delle capsule su qualche dente? La domanda è ovviamente sì. Ovviamente le capsule, se hai delle capsule non dei ponti, cioè se hai dei denti staccati è possibile assolutamente spostarli. Quello che non possiamo spostare sono i ponti e sono gli impianti che sono ovviamente fissi nell'osso o il ponte che è bloccato a più denti e quindi non è possibile spostarlo. Salve dottore, secondo lei è sempre auspicabile raggiungere una prima classe o non è sempre obbligatorio? Beh, questa è una domanda veramente molto interessante. La prima classe, cioè il grado di chiusura, proprio come si chiudono perfettamente i denti, la prima classe è quella ideale. Detto questo, dipende dagli obiettivi che il paziente si va a porre e il professionista si va a porre riguardo al, appunto, l'obiettivo del trattamento che andiamo a fare in Invisalign. Quindi, se un trattamento ci sono delle dolie, ci sono delle problematiche, ovviamente se magari si fa un trattamento più importante con un Invisalign full o light, può essere indicato ed è sempre ovviamente auspicabile da parte del professionista migliorare la classe, cioè andare a migliorare anche la chiusura dal punto di vista della classe di chiusura. In altri casi magari in cui il paziente sta bene così, mastica bene, magari già un pochino più avanti con l'età o altro, e magari c'è necessità di un miglioramento estetico, non è, secondo me, per forza obbligatorio. Altra domanda che fanno tanti riguardo proprio al dolore nel postare le mascherine, è normale soprattutto i primi giorni, cioè i primi giorni le mascherine che vengono portate 22 ore al giorno possono ovviamente dare fastidio e ogni mascherina che si va a inserire inizia un po' il dolore perché ogni mascherina va a spostare determinati denti che saranno quelli che daranno fastidio al cambio di ogni mascherina. Ci vuole un pochino di abitudine e un pochino di pazienza. Se proprio dovesse dare molto molto fastidio, ovviamente sentite il collega oppure potete gestire con un blando antinfiammatorio, ovviamente sempre su prescrizione del professionista. Altra domanda. Buonasera dottore, grazie per il video esaustivo. Porto il Invisalign da 8 giorni anche con gli elastici, faccio molta fatica a togliere le mascherine normale. Assolutamente sì, anch'io che ho fatto il Invisalign ci ho messo un bel po' di tempo, bisogna trovare la propria manualità e soprattutto anche mettere gli elastici può essere molto difficile. Per questo vi chiedo, perdete magari un pochino più di tempo durante la consegna con il professionista, io ad esempio metto il paziente davanti allo specchio e gli faccio ripetere la procedura fin quando non riesce autonomamente a togliersi e mettersi le mascherine e inserire gli elastici. Inoltre sappiate che sono in vendita su internet, su Amazon trovate degli apparecchietti specifici che possono aiutare sia a togliere in maniera più
performante le mascherine, oppure anche per inserire gli elastici, quindi ci sono anche degli ausili, degli strumentini che possono aiutarvi. Complimenti per il video, quindi a 27 anni con terza classe morso inverso potrei fare qualcosa. Dipende cosa vuoi fare, se ti aspetti che Invisalign ti vada a mettere a posto tutto il morso, direi proprio di no. Se ti aspetti di magari migliorare un pochino la chiusura e avere i denti un po' più allineati, nonostante magari il morso inverso, invece ovviamente possiamo fare qualcosa. Il bello di Invisalign è proprio questo, cioè che prima di iniziare avrai sempre la simulazione del tuo sorriso e quindi potrai capire se quello che riusciamo a ottenere è quello che a te interessava e che era un po' quello che ti aspettavi. Infine andiamo con l'ultima domanda, che anche questa molto molto interessante, che è più rapida in media terapia Invisalign o con un apparecchio fisso tradizionale? La risposta è dipende dalla situazione iniziale, dalla situazione ossea, dalla difficoltà dei movimenti e soprattutto dall'esperienza magari anche del collega riguardo a quanto è confidente e esperto nel gestire le varie procedure. Se un problema di tempistica, sappiate che esistono anche, per chi non lo conoscesse, esistono quelli che vengono chiamati gli acceleratori, che orgogliosamente noi a Bologna utilizziamo in molti pazienti, che sono degli apparecchi che permettono di ridurre della metà la tempistica la durata del trattamento ortodontico fisso o Invisalign che sia, tramite un processo di fotobiomodulazione, terapia totalmente non invasiva con questo dispositivo che viene utilizzato 10 minuti al giorno, 5 minuti per arcata, che tramite l'emissione di una luce particolare va ad attivare dei processi biologici che vanno appunto a velocizzare il trattamento. Questa era l'ultima domanda, vi ringrazio ancora per tutta questa interazione che c'è verso questo argomento estremamente interessante. Ovviamente scrivetemi qui sotto se avete qualche altra domanda, oppure se magari siete a Bologna e volete realizzare i denti, sono a vostra disposizione. Ciao, al prossimo video!